nasce dall'esigenza di fare prevenzione e di fare informazione sulla malattia e di dare l'opportunità ai ragazzi di poter accedere con un mezzo che è a loro più idoneo, e abbiamo deciso di scegliere l'app per raggiungere la maggior parte delle persone in anonimato, perché la malattia è una malattia che crea vergogna nei genitori spesso, che non emerge perché non vuole essere riconosciuta dalla maggior parte dei ragazzi, che non hanno qualche volta neanche consapevolezza di essere ammalati e di avere un problema. Anzi, ritengono che gestire la propria alimentazione sia un risultato positivo. Percentuale sul nostro territorio nazionale descrive una diagnosi di prevalenza degli anoressici fra lo 0,2 e lo 0,8%, mentre la diagnosi di bulimia si aggira verso tra l'1 e il 5%, tenuto conto che la malattia bulimica è una malattia che si nasconde più facilmente rispetto all'anoressia. L'anoressico dimagrisce e si vede più facilmente, mentre il bulimico spesso mantiene lo stesso peso, un peso che è accettabile. E poi c'è tutta una fascia di persone comprese fra l'anoressia e la bulimia che noi chiamiamo pazienti affetti da un disturbo del comportamento alimentare non altrimenti specificato, che hanno una percentuale che si prende percentuale fra il 5 e il 15%, e sono pazienti poi che si isolano dalla società perché non incontrano più amici. Per esempio, incontrare amici vuol dire anche trovarsi insieme, andare al bar, andare a mangiare una pizza insieme, cosa naturalmente che l'anoressico, ma anche il bulimico, non accetta di fare. E quindi sono persone che si fanno terra bruciate, si interrompe qualsiasi tipo di relazione con l'esterno. La maggior parte dei ragazzi che si ammalano sono femmine. Abbiamo un rapporto che è circa 9-1, ma che adesso si sta spostando verso 8-1. L'età si sta veramente continuamente abbassando e le persone che chiedono aiuto diventano sempre più giovani. L'adolescenza sicuramente è uno dei periodi che interessa di più il disturbo del comportamento alimentare. Una persona può decidere quindi di tenere un diario, che è un diario assolutamente personale, e quindi uno può andare a rivedere il proprio percorso. Però può anche essere fatta la scelta di condividerlo. In quel caso c'è un tasto condividi con l'esperto, e si può scegliere se condividere 1, 3 o 10 giorni con una domanda all'esperto. La nostra app non sostituisce alcun intervento. E si rivolge ai familiari e agli amici, ci sono poi nella parte come aiutare, sono segnalate alcune norme di comportamento per poi ovviamente riuscire a farsi dare una mano.